Oggi venerdì 6 aprile, ci prepariamo sempre la redazione di Sheger da Binario 95, ci prepariamo per i giorni di Pasqua. Iniziamo con una notizia che riguarda Rosario Bentivegna, che è deceduto in questi giorni. Il suo ricordo da Palazzo della Provincia per rispettare le scelte di un partigiano, Renato. A Palazzo Valentini i fazzoletti tricolore. Mercoledì 4 aprile è stata allestita la camera ardente per Sasà, come veniva chiamato dagli amici Rosario Bentivegna, il partigiano che il 23 marzo del 1944 portò l'esplosivo che provocò la morte di 33 militari tedeschi e di due civili in via Rasella, per la quale i nazisti ordinarono una rappresaglia atroce, la strage delle fosse ardeatine di 335 civili e militari. Per molti rimane una figura controversa per le mai sopite polemiche sull'attentato. È morto un eroe, soprattutto per noi ebrei di seconda generazione, scampati alla Shoah, afferma Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma. Per ricordarlo, sarà piantato un albero in Israele, come da tradizione. Ha fatto bene la provincia a dare lo spazio alla salma di Rosario Bentivegna ed è giusto che venga ricordato così. Adesso dal Corriere della Sera, venerdì 6 aprile 2012, invece parliamo degli artisti di strada. Un nuovo registro per gli artisti di strada, notizie del Corriere della Sera. Questo registro permette a suonatori, saltimbanchi, statue viventi di esercitare la loro professione. Verranno aumentate le postazioni a Piazza Navona. È giusto che questa categoria emarginata abbia anche loro uno spazio e che venga regolato il loro lavoro. Da Sheger, Roma Hit, martedì 3 aprile 2012, Mare chiuso, un documentario per testimoniare l'attualità. Continua Renato. Mare chiuso è il titolo del documentario di Stefano Liberti e Andrea Segre sui respingimenti degli oltre 2.000 migranti africani avvenuti tra maggio 2009 e settembre 2010 da parte della Marina e Polizia Italiana. In seguito agli accordi tra Gheddafi e Berlusconi, infatti, le barche venivano sistematicamente respinte in territorio libico, dove non esisteva alcun diritto di protezione e la polizia locale esercitava varie forme di abusi e di violenze. Nessun giornalista era ammesso sulle navi e i testimoni erano detenuti in Libia. Con lo scoppio della guerra nel marzo del 2011, migliaia di migranti africani sono scappati dai carceri. Nel campo UNHCR di Chouchia, in Tunisia, gli autori hanno intervistato dei rifugiati etiopi, eritrei e somali, che raccontano in prima persona cosa vuol dire essere respinti. L'Italia è stata recentemente condannata dalla Corte europea per i diritti umani per quelle operazioni di dissuasione forzata. Il trailer direttamente dal sito www. Zalab.org. Questa è una realtà che purtroppo ci tocca in prima persona. Questi rifugiati che non hanno trovato rifugio, oggi raccontano la loro storia disperata. Adesso da redattore sociale, giovedì 5 aprile 2012, Festival del Cinema Patologico, in giuria 20 disabili psichici. Ne parla sempre Renato, vediamo di che cosa si tratta. Si terrà dall'11 al 15 aprile 2012 presso il Teatro Patologico in via Cassia 472 a Roma ed è prodotto e diretto da Mario D'Ambrosi e dall'Associazione del Teatro Patologico che promuovono attraverso la ricerca teatrale le tematiche del disagio mentale. Una giuria unica al mondo, presieduta dall'autore disabile Stefano
Nicolò Amati è composta da 20 ragazzi disabili psichici che hanno svolto un periodo di formazione all'interno del programma didattico della Scuola di Formazione Teatrale per Ragazzi Diversamente Abili, La Magia del Teatro, che ha iniziato la sua attività a gennaio 2012. Lo scopo del festival è quello di mettere in comunicazione il linguaggio cinematografico con l'ambiente in cui si lavora sul disagio mentale e sociale. Una buona iniziativa di integrazione, soprattutto per questa giuria così speciale. Si è dato a delle persone con delle problematiche gravi uno strumento per poter valutare criticamente l'arte, l'atto forse più nobile della civiltà umana. Sempre sul tema del disagio, quest'altra notizia: ragazzi sordi fanno la radio, un'esperienza unica in Italia. È questa l'alba dell'integrazione che ha portato un gruppo di ragazzi a cimentarsi in un'esperienza unica in Italia, una web radio fatta da sordi e udenti. L'iniziativa è partita da Radio Caos Italy, canale web, con una parte visiva. C'è il giornale satirico che racconta il mondo dei sordi. Poi c'è il corso di regia radiofonica, vengono regolati i volumi attraverso l'ampiezza delle frequenze su schermo e di doppiaggio vocale. Oltre alla radio si organizzano serate in locali pubblici in cui i sordi e udenti si esibiscono in concerti e cabaret, seguendo le vibrazioni della musica suonata a volumi altissimi. Per maggio si prevede un festival internazionale con la proiezione di film fatti e prodotti da sordi di tutto il mondo. Anche i non udenti hanno la capacità quindi di sapere gestire con le nuove tecnologie, e le nuove tecnologie l'aiutano. Sceglie pensieri senza fissa dimora. Stadio Olimpico, gli ospiti binario 95, la partita Roma Novara. Allora, Stadio Olimpico degli ospiti del Binario 95, la partita Roma-Novara era di domenica e ci è stata offerta la bella idea di partecipare tutti allo stadio. Giocava Roma-Novara alle ore 12:45, biglietti alla mano, siamo partiti con le macchine per poi recarsi presso lo Stadio Olimpico. Giunti sul posto, innanzi al cancello, vi è stato un piccolo controllo, documenti alla mano, semplice formalità. Ci siamo poi diretti al secondo cancello per aderire alla Tribuna Tevere. Ci siamo collocati sul rispettivo posto dove già sentivamo le grida della folla che innava, vabbè, innalzava, con slogan e forti battimani, l'entrata in campo dei Beniamini. È iniziata così la partita. La Roma ha dato segni di intorpidimento grazie ad un gol che li ha resi un po' catatonici. Ma dopo 10 minuti è giunto il pari, che porta la firma di colui. Durante il tempo sono state azioni da brivido, ma poi tutto si è annotato quando ha preso a giocare sul serio. Ci è sembrata tutta un'altra cosa. Sono arrivate a 5 le bordate giallorosse, poi un vero assetto di euforia. Poi la temperatura si è un po' smorzata ed è cominciata la girata di videocamere e fotografie con altrettanti pari e sigarette. Finita la partita, siamo tornati sul posto, ci siamo poi salutati ed ognuno di noi ha preso la propria strada. Felici e contenti di aver passato una stupenda giornata. Speriamo che ne vengano altre di occasioni come questa. Un grazie di tutto e di tutti, sempre da me, con Salvi Massimo. Massimo ha parlato di una bella giornata trascorsa dagli ospiti di Binario 95. Adesso parliamo della Pasqua. La Pasqua è tra storia e tradizione. Molte cose si vengono a sapere seguendo la storia. Per la religione cristiana, gli eventi che condussero alla morte di Gesù sono commemorati con la festività della Pasqua. Da quando Gesù viene imprigionato, poi la sua morte e la sua resurrezione. La festa di Pasqua propone ogni anno questo messaggio di libertà e di speranza. Con la Pasqua coincide la primavera e le belle giornate, tutto è promessa e speranza nel domani. È la Chiesa che decide la domenica di Pasqua. Questo avviene dal Concilio di Nicea del 325 d.C., che affidò alla Chiesa di Alessandria d'Egitto il compito di stabilire ogni anno la data. Per la tradizione c'è quella dell'uovo pasquale. Veniva sotterrato un uovo colorato di rosso per rendere fertile la terra.
Altra tradizione sono le campane mute, il venerdì santo, in segno di dolore per la crocifissione di Gesù, usanza adottata anche in Francia. Poi c'è chi ce la celebra in maniera diversa, come in Finlandia, tra il venerdì, dove le streghe volano in cielo dal venerdì e la domenica, si accendono falò la notte di sabato per scacciare le streghe dal proprio folklore. Ma ritorniamo alla storia dell'uovo pasquale. Presso i greci, i cinesi e i persiani c'era lo scambio come dono per le feste primaverili. Con le uova venivano interrate sotto le fondamenta degli edifici per tenere lontano il male. Esse, le uova, divennero simbolo di nascita dell'uomo stesso. L'usanza di donare uova decorate va molto indietro nel tempo. Edoardo I d'Inghilterra ne acquistò 450 da donare come regalo. Le uova più famose furono quelle ordinate dallo zar Alessandro per la zarina Maria. Erano di platino smaltato di bianco con dentro un pulcino d'oro e una miniatura della corona imperiale. Vedete quante cose nuove vengono a sapere man mano che andiamo avanti nel tempo e nello spazio. Da Sceghe, rubrica senza fissa parola, Massimo Consaldi, poesia pasquale. Poesia in rima. È Pasqua, le campane suonano a festa, gente che va, gente che viene, parte da tutto il mondo purché sa tu, sa di tutto, il bello, il brutto e il cattivo tempo. Di allori, glorie e valori di un tempo lontano che ormai non c'è più, ma un forte richiamo di andare lì giù al Sudan. Mi spiego che meta di turisti più mori di me. Con tanto fervore gioiscono insieme, si abbracciano e stringono, si scambiano i doni, con tante promesse per darle ai più buoni. Amici di un tempo che ormai non c'è più, di cuore sentente, mio caro signore, ricordo che il giorno più austero che c'è, sono tutti più buoni, guardate anche a me. Li pregano tutti e l'aria li odora. L'incenso di olivo benedetto con palma nella mano e la rondine sul tetto. Consalvi Massimo da Sceglie. Terminiamo con gli auguri pasquali, speriamo che passate bene queste giornate di Pasqua e di Pasquetta. Noi vi salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana.